Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anche se c'è molto rumore. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, anche se un po' stringata, e non c'è veramente tempo da perdere. Come al solito, se volete supportare il mio lavoro, vi invito a unirvi alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Anche un piccolo gesto come un like o un commento mi aiuta enormemente, quindi vi ringrazio in anticipo e niente, io ho detto tutto, iniziamo! Anche questa volta l'angolo della poracciata non ha molto da offrire, ma non ci diamo per vinti. L'invito è sempre quello di dare un'occhiata all'Epic Game Store, visto che questa settimana potete riscattare gratuitamente sia Tandem che The Evil Within 2. Niente male. Inoltre, dal 2 sarà possibile riscattare due gemme indie di tutto rispetto, il Metroidvania Feast e anche il divertentissimo Zelda-like, per modo di dire, Turnip Boy. Questo per me imperdibile. E per la serie, meglio tardi che poro, avete tempo fino a domani per usufruire della prova gratuita di Cult of the Lamb, uno degli indie accolti con più entusiasmo l'anno scorso. Il periodo di prova è accompagnato anche da un corposo sconto e questo potrebbe essere il momento giusto per comprarlo. Se invece siete utenti PlayStation e appassionati di Gran Turismo, sarete euforici nello scoprire che Kazunori Yamauchi ha teaserato su Twitter un update bello corposo per GT7 previsto per un non meglio specificato giorno di questa settimana. Di sicuro saranno aggiunte altre 7 auto al titolo, ma ancora non sappiamo se ci sarà spazio anche per nuove piste. Decisamente non poraccio è invece il prezzo della linea di abbigliamento targata Alan Wake 2. Chi se la sente di spendere 60 bombe per un cappellino? Probabilmente nessuno, ma questo aggancio mi serviva soltanto per ricordarvi che è uscito uno dei giochi più attesi dell'anno, purtroppo solo in digitale, e le recensioni parlano chiaro. Alan Wake 2 è un titolo da giocare assolutamente, in quanto un grandissimo traguardo tecnico, ma anche per la sua narrativa e pure per il gameplay. Insomma, un prodotto Remedy al 100% e io non vedo l'ora di giocarci, però dai, fatelo uscire su disco. In un recente shorts abbiamo parlato di dati di vendita di Marvel's Spider-Man 2 e di Super Mario Wonder, due pezzi da 90 usciti lo stesso giorno che rappresentano un po' la carta vincente della lineup natalizia delle rispettive console. Beh, se la scorsa settimana Spider-Man 2 aveva goduto di un successo senza pari in Europa, in questa invece c'è stato uno scambio di posizioni tra Peter Parker e Super Mario, con Wonder che svetta tra i titoli più venduti della settimana nel Regno Unito. Considerando anche la longevità sugli scaffali di un titolo di Mario, una serie che di solito continua a registrare ottimi dati di vendita anche a distanza dal suo lancio, secondo voi quanti milioni raggiungerà Wonder? Ce la farà a superare il traguardo dei 10? E ora è il momento dei teaser, ne abbiamo ben 3 diversi. Il primo riguarda Level 5, la compagnia proprio in questi giorni sta festeggiando il suo 25esimo anniversario ed è stato annunciato che in occasione di questo traguardo nel mese di novembre verranno annunciate le date di uscita dei loro prossimi titoli, tra cui Professor Layton, Yo-Kai Watch e anche Inazuma Eleven, e non dimentichiamoci di Decapolis e il nuovo Fantasy Life. Insomma, novembre sarà un mese ricchissimo per i fan dell'azienda giapponese. Poi sono in arrivo novità anche per quanto riguarda Dragon Quest. Il producer della serie, Yusuke Saito, ha pubblicato una foto di uno script di cui però l'intestazione è censurata. A quanto pare, molto presto verrà svelata l'entità del progetto e i rumor più accreditati vorrebbero non tanto un annuncio relativo a Dragon Quest 12 o al remake in HD 2D del terzo, quanto piuttosto a una versione internazionale del 10° capitolo in versione offline, che fino ad ora non è mai uscito dai confini giapponesi. E per chiudere, anche Capcom sta tramando qualcosa. Durante un meeting con gli investitori è stato comunicato che nei piani dell'azienda c'è l'intenzione di pubblicare un titolo non ancora annunciato appartenente a una delle sue saghe più importanti entro la fine dell'anno fiscale, ovvero prima di aprile 2024. Proprio in quel periodo cadrà il 20° anniversario della serie di Monster Hunter e c'è chi punta tutto su un nuovo capitolo della saga, ma non dimentichiamoci di pezzi da 90 come Resident Evil o anche Devil May Cry. Fossi in voi terrei gli occhi aperti durante la cerimonia di The Game Awards che si terrà a dicembre. A livello di tempistica è infatti l'appuntamento perfetto per un annuncio del genere. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Nelle ultime ore è stato scoperto un brevetto depositato da Nintendo che ha catturato l'attenzione di tutti quanti. Ora vi spiego il perché di tanto clamore, però intanto ricordatevi una cosa. Per quanto si tratti di documentazione ufficiale appartenente a Nintendo, il fatto che sia stato concettualizzato un prototipo di hardware non significa che
questo vedrà necessariamente la luce. Molto spesso si tratta solo di brevetti preventivi e costantemente queste grandi aziende, che investono tanto nella ricerca e sviluppo, partoriscono decine e decine di idee che si concretizzano in un nulla di fatto o che magari vengono trasformate radicalmente prima di essere svelate in via ufficiale al pubblico. Quindi no, questo brevetto non significa per forza che Switch 2 sarà in realtà un 3DS, ma è comunque affascinante vedere Nintendo continuare a sperimentare con questo design. Infatti il concept riprende proprio il doppio schermo popolarizzato dal DS e dal 3DS, ma ci aggiunge alcune caratteristiche che in parte ricordano anche la famiglia Switch, e non solo. La novità assoluta risiede in un terzo schermo posto sulla scocca esterna della parte superiore della console, che pur chiudendosi su se stessa esattamente come il DS e il 3DS, anche a riposo ha questo schermo in bella vista. Da Switch poi riprende il concept dei Joy-Con estraibili, radicalizzandolo ancora di più. La parte superiore e inferiore infatti possono essere staccate e operare indipendentemente l'una dall'altra. Beh, un concept del genere di sicuro intriga, però forse è un po' rischioso e ora che ci penso potrebbe trasformare la console in modalità dock anche in una sorta di paddone del Wii U. Però al tempo stesso questa idea si allontana dalla semplicità di Switch e sembra andare in contrasto con i rumor che abbiamo raccolto fino a questo momento, visto che con caratteristiche del genere sarebbe difficile puntare alle capacità grafiche ipotizzate fino ad ora. Non lo so, un altro scenario possibile potrebbe essere quello di presentare un nuovo device da mettere in parallelo a Switch, magari pensato per la totale retrocompatibilità con la storia delle portate di Nintendo, da qui l'idea di reintrodurre il doppio schermo. Ma non sarebbe un po' azzardato far andare in parallelo due hardware che rischiano anche di sovrapporre la propria utenza? Non lo so, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di un ipotetico ritorno del 3DS sotto forma di Switch 2. Sarebbe un bel colpo di scena. E chiudiamo questa breve puntata ma ricca di speculazioni, per iniziare al meglio la settimana, con nuove indiscrezioni riguardanti il futuro della serie di Zelda. Un futuro che in realtà sa molto di passato. Qualcuno di voi spera ancora nelle remaster di Twilight Princess Wind Waker? Credo proprio di sì, e ci ha pensato l'analista Ser Cantoto a riaccendere le speranze con un tweet ora misteriosamente cancellato. Nel breve comunicato erano riportate solo le lettere ZR, seguite dal numero 2023, un formato che riprendeva un tweet del 2021, ora cancellato anch'esso, dove con Z222 veniva indicata la prima data di pubblicazione di Tears of the Kingdom, che sarebbe poi stata svelata da lì a poco nell'imminente Direct di quel mese. Ora, c'è veramente spazio per delle remaster entro la fine dell'anno? A livello di tempistiche, non è che serva tutto questo tempo, e il modo in cui è stata gestita la remaster di Metroid Prime la dice lunga su quanto Nintendo non si faccia scrupoli a pubblicare senza grandi preavvisi riproposizioni del genere. La R poi potrebbe significare anche remake, ma vi immaginate chiudere l'anno con l'accoppiata Super Mario RPG e magari anche gli Oracles gestiti da grezzo? Si può volare tanto con la fantasia, però anche in previsione di un interesse rinnovato nei confronti della serie nel momento in cui a dicembre si inizierà a discutere del GOTY e quindi, per forza di cose, anche di Tears of the Kingdom, avrebbe senso chiudere la lineup natalizia con un'operazione del genere. Non trovate? Sono curioso di sapere la vostra. E questo però ci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi iscrivendovi al Porion e riposandovi, dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro3DS, Michele Remaster. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale.